l'unica serie che ha di cui hanno. Non ce la posso fare. Questo è il secondo video dedicato alle vecchie collezioni delle Lamincast di Dragon Ball e in particolare questa volta vi farò vedere la serie Platino, unica nel suo genere tra l'altro perché è l'unica serie che hanno dedicato ai film di Dragon Ball, quindi ci sono personaggi come Broly, Janemba, Bojack, C13, C14, C15, insomma personaggi diversi dalla serie normale. Serie tra l'altro che non sono riuscito a completare per una sola maledettissima Lamincast, che diciamo poi che è una serie completa non completa e durante il video vi spiegherò il perché. Come al solito gli scambi sono sempre attivi e in descrizione troverete le istruzioni e il regolamento per poter scambiare con tutte le vere carte che mi mancano e che io posso scambiare. Ma ora entriamo nel dettaglio di questa serie. Dragon Ball Z serie Platino. Così si presentava la bustina di questa serie uscita nel 2007, dove sono raffigurati Gohan Super Saiyan, Trunks Super Saiyan presumo di secondo livello e Vegeku, fusione tra Vegeta e Goku. Come al solito sempre questa serie è composta da 5 Lamincast, di cui la raccolta completa comprende 120 Lamincast più 72 speciali tra Platino, Rubino e Zaffiro, e queste varie tipologie ve le farò vedere durante lo sfoglimento delle carte. Allora, prima dicevo che in realtà in questa serie me ne mancava una, però in realtà questa serie è una completa non completa perché, allora, per farvi un esempio, della prima carta ad esempio che è Gogeta, di questa è di quella della serie regolare. Di questa carta poi ne hanno fatta sicuramente una Zaffiro, una Platino e una Rubino, ovvero è la stessa carta con lo sfondo colorato, in pratica tipo queste. Questa in pratica è una Platino. Quindi sostanzialmente per me era inutile all'epoca collezionare la stessa carta con quattro sfondi diversi, quindi per questo motivo quando trovavo una delle cinque tipologie di carte per me era... bastava e avanzava, quindi è per questo che diciamo è una serie completa non completa, perché di quelle Platino, Zaffiro e Rubino non ne ho tutte, però vabbè, chi se ne frega, alla fine a me conta l'immagine, non conta più che altro questa tipologia di cose. Allora, come potete vedere queste carte, come dicevo prima, fanno parte dei film di Dragon Ball, quindi troverete personaggi diversi da tutte le altre serie che avete visto finora. La prima carta è Gogeta, fusione tra Goku e Vegeta. La numero 2, Gohan, mentre segue una delle sue tecniche. La numero 3, Gohan Super Saiyan con il mantello di Piccolo. La numero 4, Gohan Super Saiyan. La numero 5, Gohan Super Saiyan, questa volta di secondo livello, uno dei miei personaggi preferiti. Poi abbiamo la numero 6, la Rubino di Gohan Super Saiyan 2, questa è fantastica. Infatti dietro c'è scritto R2. Poi la numero 7, Gohan Super Saiyan 2, mentre stai seguendo la sua ultima tecnica contro Cell, con dietro dovrebbe esserci Goku, secondo il cartone animato. Numero 8, Gohan Super Saiyan 2. Numero 9, Gohan adulto. Numero 10, Gohan supremo, quando si sta allenando da Irekaio. Numero 11, la Rubino di Goku. Numero 12, Goku mentre sfodera uno dei suoi calci. Numero 13, Goku quando si trova, quando ormai è già morto. Numero 14, Goku con il bastone. Ed è questa un'immagine davvero fantastica, perché trovare Goku adulto con il bastone, diciamo che non è facile vederle, perché Goku utilizza il bastone solo quando era piccolo.
La numero 15, Goku mentre segue la Genkidama, ve la avvicino per farvela vedere meglio l'immagine perché è in trasparenza. La numero 16, la carinissima Goku Super Saiyan in versione caricatura, il Chibi Goku. Numero 17, la platino di Goku Super Saiyan. Numero 18, platino di Goku Super Saiyan. Numero 19, Goku Super Saiyan. La numero 20 o la numero P4 di Goku Super Saiyan. La numero 21 di Goku Super Saiyan che viene verso di noi. Numero 22 Goku Super Saiyan. La numero 23 Goku Super Saiyan di terzo livello. La numero 24 Goku Super Saiyan mentre segue la Kamehameha. Numero 25 Goku Super Saiyan mentre segue una delle sue tecniche. Numero 26 Goku Super Saiyan con le scariche elettriche che ci sono intorno al suo corpo. 27 Goku Super Saiyan mentre segue la Kamehameha, e di cui queste immagini sono più o meno simili a quella che vi ho fatto vedere prima. Vediamo se le riesco a ritrovare, perché più o meno alcune immagini sono quasi uguali, in alcune sono proprio ristampe delle stesse carte fatte con qualcosa di differenza, tipo in questo ci sono tipo queste lineette nere, vabbè, piccole differenze. La numero 28 Goten, e io sento che si sta per andare la mia voce e io scusate tutto sì perché mi sto riprendendo dalla malattia, speriamo che non se ne va la luce. La numero 29 Goten Super Saiyan, e la numero 30 Goten Super Saiyan. Qui finiamo il primo blocco, andiamo col secondo blocco. La numero 31 Goten Super Saiyan. La 32 Gotenks, fusione tra Goten e Trunks. La 33 la rubino di Goten X Super Saiyan. X, non riuscivo a dire la X finale. Numero 34 la zaffiro di Gotenks Super Saiyan, e questa è la prima zaffiro che vi faccio vedere se non sbaglio, sì è la prima. Numero 35 Gotenks Super Saiyan 3. Numero 36, e questo forse non me l'ho mai fatto vedere in una serie di Lamin Cars, i fantasmini kamikaze che qui hanno chiamato Gotenks Attacco Fantasma. Questa la faccio vedere anche per la prima volta. La numero 37 il grande Rekaio con lo stereo, questo è davvero figo. La numero 38 Gohan Great Saiyaman. Numero 39 Great Saiyaman. Numero 40 un altro Great Saiyaman. La numero 41 la zaffiro di Junior o piccolo. La numero 42 Junior con le braccia conserte. La numero 43 Rekaio. Numero 44 la zaffiro di Trunks con la spada regalata da Tapion. Numero 45 Trunks seduto nel vuoto in pratica. La numero 46 Trunks. La 47 Trunks bambino con un disegno davvero strano, perché il vero disegno, la numero 48 è questa qui di Trunks, è un disegno proprio diverso. Bah, a volte Akira Toriyama disegna cose davvero strane. La numero 49 la zaffiro di Trunks bambino. La numero 50 Trunks Super Saiyan. La 51 Trunks Super Saiyan.
52 Trunks Super Saiyan, la 53 Trunks Super Saiyan, la numero 54 è una carta che io all'epoca la cercavo a tutti i costi, la volevo trovare e poi l'ho trovata, la numero 54, la Rubino di Super Trunks, è davvero fighissima questa carta ragazzi, è bellissima. Poi abbiamo la numero 55 Vegeku o Vegequo o Veget, potete chiamarlo come volete, questo personaggio l'ho chiamato in mille modi, in questo caso io ve lo chiamo Vegequo come l'hanno scritto qui. La numero 56, la carinissima caricatura di Vegequo Super Saiyan. Numero 57, la platino di Vegequo Super Saiyan. E poi adesso vi faccio vedere la numero 58. Tada! È la carta, l'unica carta che mi manca, che è quella di C18. Io me la sono stampata per ricordarmi qual era la carta che mi mancava. Quindi ragazzi, se questa carta ce l'avete, cerchiamo di scambiare con qualche altra serie che ho, perché veramente ragazzi, cercate di farmi avere questa carta, così potrò completare finalmente questa collezione dal 2007 che cerco di completarla. E la metto qua. L'ho anche scritto dietro il numero 58 per ricordarmi. La 59, i tre Recaio. La numero 60, la Rubino di Drago Sharon. E così completiamo il secondo gruppo. Terzo e penultimo gruppo. Questa è la 60. Okay. Ah, tra l'altro vi faccio vedere che questo è il numero Jolly. Quindi anche i Recaio, cioè in particolare gli altri che hanno le sfide del drago dietro, che anche alcune regole che fanno parte di questa tipologia di gioco di Lamincars che nel corso degli anni è cambiata, questa invece è Jolly, che sinceramente non so dirvi che cosa vuol dire durante il gioco. La numero 61, la platino di Vegeta. Tosse. La numero 62, sì, la Rubino di Vegeta. La 63, la Zaffir di Vegeta Super Saiyan. 64, Rubino di Vegeta Super Saiyan. 65, la Platino di Cell. 66, Platino di Cell, davvero fighissima anche questa. La 67, sì, penso, ogni volta trovo difficoltà perché dite c'è scritto un altro numero, quindi mi sa che la 67, questa è la Platino di Freezer. La 68, la Rubino di Freezer caricatura. La 69, Platino di Majin Buu o Kid Buu. Dovrebbe essere la 70, sì, la 70, la Zaffio di Majin Buu, Kid Majin Buu. Poi abbiamo la 71, questa volta sono sicuro di essere che sia 71 perché ho visto il numero di quella di dopo, la Platino Kid Majin Buu. Poi abbiamo la 72 Majin Buu o Kid Buu. E da qui ragazzi iniziano le carte, quelle con sfondo preso dall'anime, di cui ci sono personaggi diversi che sono quelli dei film. Quindi adesso inizia la vera bella collezione. Abbiamo la 73, il draghetto, amico di Gohan. La 74, Gogeta Super Saiyan, nel mondo di Janemba. La 75, Great Saiyaman 2, che sarebbe Videl. La 76, il padre di Videl, Mr. Satan. La 77, uno degli amici nemici di Goku, Pai Kwan, personaggio con cui si allena negli inferi, e in questo caso negli inferi, nel paradiso volevo dire, in questo caso nel mondo di Janemba. La 77, Videl. 79, un personaggio che si credeva morto ma che secondo l'ultimo film nell'episodio di Bardock si vede ancora vivo, e quindi sto parlando di Bardock, il padre di Goku, e tra l'altro si scopre che è anche il vero primo Super Saiyan secondo questo film, e quindi non è Goku il vero primo Super Saiyan, fighissimo Bardock. Quindi sempre la numero 80, Bardock.
con lo scooter. La numero 81, Bardock che combatte contro Freezer prima di lasciarci le pene, tra virgolette. La numero 82, il mio cosplay C17. Il fratello di C17, la numero 83, C18. La numero 84, Drago Sharon. Vediamo se sì, anche questa è jolly. Poi abbiamo uno dei membri del gruppo di Bardock, la numero 85, Pumpkin. La numero 86, Ray Hammer. Qui abbiamo altri membri del gruppo di Bardock, la numero 87, Seripa. La numero 88, Toma. La numero 89, Totapo. Che cacchio di nomi. E poi per finire in questo gruppo abbiamo la numero 90, il barone Yaga o Jagga, non so come si pronuncia. Procediamo con l'ultimo blocco. Abbiamo la numero 91, Bio Broly. Questo nel secondo film di dove appare Broly, dove non è più Broly normale ma è Bio Broly. La numero 82, Bio Broly. Numero 83, Bido. La numero 94, Bijun, che poi questa sta a capo sotto. Numero 95, Bojack. Numero 96, Bojack un po' trasformato. La 97, Bojack, sì, questo è quello normale. Poi abbiamo il fighissimo, la numero 98, Broly Super Saiyan, ed è bellissima questa carta, il Saiyan più forte di tutti i tempi. La 99, Broly Super Saiyan. Poi abbiamo la numero 100, uno dei cyborg che si vede solo nei film, che è C13. Ricordiamo che i cyborg esistono dal C13 al C20. Dal numero 1 al numero 12 sono prototipi non ben definiti, tra cui c'è anche come si chiama, Ottone, il robot, quello piccolo che appare nella prima serie. Però gli altri sono tutti prototipi non riusciti bene secondo la serie di Dragon Ball. Quindi questo è il primo cyborg uscito. Poi abbiamo la 101, C13 trasformato, ed è bella anche questa. La numero 102, C13. La numero 103, sempre C13. Maledetta tosse, uno starnuto sperando che non mi venga adesso. La numero 104, C14, temerario. La numero 105, il piccolissimo C15, questo è un tappeto in pratica. La numero 106, Cooler. La numero 107, Cooler trasformato. La numero 108, Dottor Cochin. Queste carte sono davvero fighissime. Peccato che Lady Bass ne ha fatte solo una serie. Spero che prossimamente ne facciano altre dedicate ai film, magari addirittura con l'ultimo film di Dragon Ball, quindi dove ci sono anche gli ultimi personaggi davvero fighissimi, che sono Lord Bills e l'altro, il compagno che adesso mi sfugge il nome, figura di merda, mi sfugge il nome dell'altro compagno di Bills. Wills, ecco, mi è venuto in mente adesso, Wills, volevo dire. Poi abbiamo la numero 109, è meglio continuare, ma il dottor Willow in robot. La numero 110, Freezer, prima trasformazione. Poi abbiamo l'obeso e la prima versione di la numero 111 di Janemba. La 112, Janemba trasformato, e questo fa davvero paura nel film. La 113, Janemba che sorride. 114, Lord Slug trasformato, perché in pratica pure questo, diciamo, è un damecciano
diciamo piccolo e poi diventa enorme. Infatti, vedete Goku quanto è piccolo qui. Da 115 Medmoja, personaggio inutile. Il ritorno della numero 116 Metal Cooler come Freezer, anche lui trasformato in robot. La 117 Pargas. 118 l'allora terribile Re Vegeta, padre di Vegeta che è praticamente identico, ha solo la barba in più. Penultima, 119 Sanjo, anche questo personaggio inutile. E concludiamo con l'ultima carta, la numero 120 Zangia o Zangia, penso proprio che si pronunci Zangia. Bene ragazzi, questa era la serie Platino uscita nel 2007, edita dalla Edibus. E anche per oggi questo video termina qui. Vi ricordo per l'ennesima volta che se volete far crescere questo canale, fatemelo capire se vi è piaciuto il video mettendo mi piace a questo video, condividetelo e poi commentate se avete qualcosa da dirmi. La Edibus mi ha promesso che a fine mese si farà risentire e che quindi a fine mese mi spedirà una nuova collezione delle lame incastrate di Dragon Ball, quindi avrete un altro video. Se volete cercarmi sui vari social network, a fine video ci saranno i vari link per potermi cercare, basta che cercate Nickelplay su, che ne so, Instagram, Twitter, ma soprattutto visitate la mia pagina di Facebook, Nickelplay The Store of Nerd, per essere sempre aggiornati su quello che faccio. Ciao!